Sta bene Walter Jannotto, l'imprenditore di Conegliano liberato la scorsa notte in Venezuela dai sequestratori che tengono invece ancora prigioniero il genero Roberto Armellin. A confermare il buono stato di salute dell'uomo, gli stessi familiari che in mattinata hanno contattato il sindaco Alberto Maniero. L'amministrazione comunale della città della Marca sta seguendo l'evolversi della vicenda in stretto contatto con la Farnesina e l'ambasciata italiana in Venezuela ed esprime soddisfazione per questo primo passo dei rapitori che hanno liberato l'imprenditore ormai ottantenne, anche se permane l'angoscia per la detenzione di Armellin, 46 anni, marito della figlia di Jannotto. Ci auguriamo che questa, da un lato, sia un segno di umanità nella liberazione di uno dei due ostaggi, dall'altro immaginiamo che ovviamente questo fosse stata anche una mossa per poter riuscire a chiudere prima la partita da parte dei rapitori, proprio per voler in qualche modo avere sul territorio anche una persona che forse può soddisfare le loro richieste, che indubbiamente immaginiamo siano state presentate e pervenute direttamente a questo punto all'interessato che è stato liberato. Affari avviati dall'anziano imprenditore quando era emigrato molti anni fa in Sud America. Secondo una prima ricostruzione, gli imprenditori sarebbero stati prelevati nella loro villa di Caracas nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre da alcuni banditi armati e quindi caricati su un'auto ritrovata poi a diversi chilometri di distanza dal luogo del rapimento. Jannotto è molto noto nel Trevigiano, dove una volta rientrato dal Venezuela aveva fondato l'azienda Veneto Nastri, ceduta qualche anno fa ad un gruppo straniero. Proprio la cessione dell'attività in patria, come hanno raccontato i familiari, aveva spinto Jannotto ad interessarsi in prima persona delle sue attività all'estero. Così, con l'appoggio del genero, l'anziano imprenditore è ritornato in Venezuela, viaggio che intraprendeva con regolarità per seguire alcuni interessi economici, per lo più legati ad attività immobiliari. Adesso, dopo giorni di angoscia, l'uomo potrà rivedere la figlia Marlene Jannotto, atterrata ieri sera a Caracas per seguire da vicino l'evoluzione del sequestro. Una gioia a metà per Marlene, che adesso aspetta di riabbracciare anche il marito Roberto, per ora ancora nelle mani dei rapitori. L'appello che noi abbiamo fatto, ma che in questo momento non possiamo che rinnovare, è alle autorità locali che possano intervenire per cercare di sciogliere questa situazione nel più breve tempo possibile.